Durante il recente Level Up 2014 di Bandai Namco abbiamo avuto modo di intervistare Miles Toast, level designer presso CD Projekt Red, relativamente ai lavori in corso su The Witcher 3. Sebbene lo studio di sviluppo polacco sia freneticamente al lavoro sul gioco, dato anche il recente rinvio al 2015, Miles ha introdotto la nostra intervista parlandoci delle difficoltà poste dal passaggio ad una formula open world. The biggest thing really is the sheer scale of the open world. L'aspetto più difficile da affrontare è senza dubbio stata l'enorme dimensione del mondo completamente aperto. È stata una sfida e di quelle molto difficili, soprattutto riempire questo mondo con contenuti interessanti. Allo stesso tempo abbiamo avuto a disposizione un team molto più grande. A The Witcher 2 hanno lavorato circa 130 persone, ora invece siamo a più di 200 dipendenti. Inoltre abbiamo accumulato esperienza e gli strumenti a nostra disposizione sono migliori. Tutte queste cose unite insieme ci hanno permesso di affrontare le sfide poste dall'open world, senza dimenticare la creazione di contenuti che rimanessero fedeli alle pagine di Sapkowski. Un team più grande e strumenti tecnologicamente avanzati hanno senza dubbio facilitato il compito, ma la libera esplorazione è fatta anche di contenuti. Abbiamo quindi chiesto a Miles come CD Projekt Red ha affrontato la creazione dei contenuti secondari di gioco, ossia quelli non direttamente legati alla missione principale. In The Witcher 3 ci saranno delle quest secondarie e per quanto siano effettivamente slegate dalla linea narrativa principale, vi saranno comunque dei collegamenti e si sbloccheranno solo raggiunte certe fasi della trama. In questo senso non ci sarà una vera e propria separazione tra la storyline e le quest secondarie. Se dovessimo ipotizzare un numero concreto, parlando di circa 100 ore di potenziale gameplay, il risultato finale potrebbe vedere circa metà del tempo dedicato alla quest principale e altre 50 ore ai contenuti secondari, che si potranno trovare esplorando l'ambientazione. Relativamente ai contenuti di questi ultimi, chiaramente non posso scendere nei dettagli, ma il nostro scopo è quello di arricchire ogni angolo dell'open world con contenuti interessanti. Vogliamo che la curiosità dei giocatori venga sempre ricompensata con qualcosa, si tratti di loot, combattimenti unici o l'inizio di nuove quest. Penso che uno dei nostri punti di forza sia la capacità di realizzare con estrema cura ogni singolo aspetto delle side quest. Personalmente mi sono trovato a lavorare a stretto contatto con gli sceneggiatori nella creazione di porzioni molto piccole del mondo di gioco, proprio perché potessero ospitare al meglio alcune missioni secondarie. Un'ambientazione tanto vasta non poteva non richiedere dei mezzi di trasporto appropriati, dunque abbiamo chiesto a Miles di darci qualche dettaglio in più relativamente all'imbarcazione che abbiamo visto in alcuni dei video finora rilasciati. Dato che l'ambientazione principale del gioco è rappresentata dall'arcipelago Skellige, volevamo fornire ai giocatori un mezzo di trasporto che avesse senso e dunque abbiamo pensato ad un'imbarcazione. A dire il vero si tratta più di un mezzo di trasporto che di uno strumento per veicolare meccaniche di gioco specifiche e sarà utilizzabile quando davvero necessario. Ad esempio sarà possibile navigare per raggiungere una specifica isola oppure risalire i fiumi della No Man's Land, anche se in quest'ultimo caso sarà possibile decidere anche di proseguire a piedi oppure a cavallo. Sarà davvero una scelta completamente nelle mani del giocatore. Una delle caratteristiche più interessanti di The Witcher 2 era senza dubbio il suo sistema di combattimento. Abbiamo dunque chiesto a Miles se in questo sequel vedremo grossi cambiamenti in tal senso. We've reworked combat nearly from scratch, taking only the best bits that... A dire il vero, abbiamo praticamente rivisto l'intero combat system, mantenendo solo le parti migliori dal predecessore. Descriverei il sistema di combattimento di The Witcher 3 come più intimo e più legato al concetto di duello. Il ritmo sarà complessivamente meno frenetico, con un minor numero di schivate e più aggiramenti da parte dei nemici. Di conseguenza abbiamo rallentato anche i movimenti di Geralt durante gli spostamenti. Di contro abbiamo leggermente accelerato le animazioni d'attacco per fornire un'esperienza nel complesso più fluida. Abbiamo creato 96 sequenze di animazione solo per gli attacchi, così da mostrare quanto davvero Geralt sia abile con la spada, aumentando inoltre la responsività dei controlli.
La preparazione e il consumo delle pozioni rappresentava un aspetto molto originale di The Witcher 2, dunque abbiamo chiesto a Miles se vedremo questa caratteristica tornare nel terzo capitolo, magari con qualche modifica. So, we're really going, what I really like about The Witcher 3 is the monster hunting mechanic that we're implementing. La preparazione avrà certamente un ruolo importante nella caccia ai mostri, un'attività secondaria che offrirà molte ore di gioco. Sarà naturalmente del tutto opzionale, dato che chi vorrà godere di un maggiore livello di sfida potrà fare del tutto a meno delle pozioni. La caccia ai mostri prevederà inoltre una fase preliminare di investigazione, dove starà al giocatore scoprire contro quali minacce sta per confrontarsi e anche capire come prepararsi a questa sfida. The Witcher 3 Wild Hunt arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One a febbraio 2015 e avremo sicuramente opportunità di rivelarvi nuovi dettagli della produzione dall'imminente E3 di Los Angeles. Rimanete con noi!